Raccolta di firme a Venezia per realizzare il sogno di molti imprenditori, togliere le tasse dagli stipendi e cancellare il cosiddetto cuneo fiscale. Un miraggio per molti governi, un'idea che si può realizzare secondo un commercialista di Venezia che da 30 anni va ripetendo che si può far lavorare le aziende senza le tasse sul lavoro, trasferendo il gettito fiscale sull'IVA. I prodotti continuerebbero ad essere venduti allo stesso prezzo e gli imprenditori avrebbero più denaro da investire e potrebbero anche assumere più persone. L'uovo di Colombo è di Ignazio Conte. 30 anni fa mi davano del matto, 20 anni fa mi davano del folle, 10 anni fa mi davano dell'originale e oggi tutti mi dicono ma come mai non ci abbiamo pensato prima. Da 2 anni questo commercialista di Venezia ha fondato un comitato di 12 componenti e ha preparato una proposta di legge che prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 53 della Costituzione che recita: non costituisce ragione di capacità contributiva il reddito derivante dal lavoro. E ha avviato una raccolta di firme da Capodanno davanti alla stazione ferroviaria Santa Lucia a Venezia. Ma si tratta di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, ovviamente privilegiando i lavoratori, e in questa direzione devo dire che abbiamo già cominciato a Capodanno di quest'anno la raccolta delle firme, proprio partendo dal presidio di Santa Lucia, della stazione ferroviaria di Venezia, dove c'è la capanna dei disoccupati, appunto di quelle persone che sono state licenziate. Il disegno di legge di iniziativa popolare ha già ottenuto il plauso di molti sindaci.